Uno dei due ponti di collegamento veniva chiamato Pons Iudeorum, una magnifica veduta del celebre architetto ed incisore veneziano. E non previsto dal cerimoniale, un rappresentante dei deportati consegna al Papa una lettera. Ecco, proprio sul tema della natura, uno dei due doni appunto riguardava, c'è stato un incontro tra i due discorsi, quello del Rabbino Capo e quello del Papa, direi piuttosto forte, un passo in avanti. Mi sembrano due aspetti interessanti. Io ho ripetuto alcuni aspetti teologici, la scelta irrevocabile del popolo di Israele, però è entrato nei fatti concreti, cioè quali sono gli incontri possibili che ci sono tra il prisma e il cristianesimo sul lato, direi, pratico. Allora lui ha parlato anzitutto di monoteismo, ancora del rispetto alla vita, ancora della centralità della famiglia come nucleo essenziale della società, ma appunto ha sottolineato questo impegno nei confronti del creato, che era anche il tema, in effetti, uno dei temi del discorso del Rabbino di Segni. Mi sembra insomma che l'aspetto interessante sia, oltre agli aspetti storici, c'è ovviamente l'accenno alla Shoah, la persecuzione, e in qualche modo blandamente anche all'impegno che la sede apostolica in maniera discreta ha messo per salvare gli ebrei. Ma c'è questa idea che mi sembra interessante da sviluppare, dell'impegno concreto su alcuni valori su cui ci si può incontrare, senza poi perdersi troppo nelle questioni teologiche, che sono importanti, ma poi non sono tanto l'aspetto concreto su cui si può lavorare. Dalla regia mi comunica che abbiamo veramente pochissimi minuti, devo dare la linea per il proseguimento di Domenica In alle ore 18. Sentiamo intanto la preghiera tradizionale e l'anima Amin. Io credo con fiducia completa nella venuta del Messia, e anche se indugia lo aspetta. È interessante ricordare che l'autore della musica è il rabbino Azriel David Pastag di Mogis in Bologna, che era stato portato a Treblinka, e la tradizione vuole che appunto abbia composto la musica di questo animamin proprio nel campo di sterminio, e questo sarebbe il canto con cui cantavano e che cantavano gli ebrei entrando nei campi di sterminio e dando la morta. Roberto Olla. Sì, ecco, non rapidissimamente perché stiamo chiudendo. Effettivamente però sul piano storico diversi ebrei furono salvati anche dentro il Vaticano, quindi a questo faceva riferimento il Papa. Certamente, però diciamo che la questione chiave è stata, mi sembra, trattata in maniera diversa dal discorso di Pacifici, che è stato abbastanza difficile, dal discorso del Rabbino di Segni del Papa. Si è guardato Papa più in avanti, diciamo, sì, in questo discorso. Il tema della natura che è stato introdotto con forza rimanda ad un percorso comune. Esatto, mi sembra che l'aspetto veramente interessante sia che ci sono percorsi che si possono percorrere insieme su valori e elementi concreti. È un po' un'idea di un importante esponente dell'ebraismo ortodosso contemporaneo, che dice che forse non vale la pena tanto di incontrarsi o scontrarsi su questioni teologiche che sono irrisolvibili, alcuni aspetti. Ecco, prima di chiudere però ricordiamo che nasce anche un forte appello all'Islam da questo incontro, perché in tutti i discorsi c'è stato l'espressione di un desiderio: facciamo assieme questo cammino, e qua ci sono anche dei rappresentanti, sì, del mondo islamico. Questo mi sembra il valore aggiunto di questa visita, oltre all'aspetto importante nella sostanza, nel simbolo dell'incontro con Benedetto XVI, in realtà è il valore aggiunto rispetto alla visita precedente, ovvero la presenza del mondo islamico, l'appello a in qualche modo includere anche il mondo islamico nell'impegno su alcuni valori fondanti della società moderna e contemporanea, a partire dai valori religiosi che sono proposti dal messaggio biblico. Siamo veramente agli sgoccioli. Il pontefice e il rabbino fra poco escono dalla sinagoga e raggiungono una saletta chiamata Sala dei Matrimoni per un breve colloquio privato. Oggi gli ebrei di Roma celebrano il 2 del mese di Shevat, chiamato il Moed di Piombo, in riferimento a un episodio considerato miracoloso. Nel 1793 gli ebrei del ghetto di Roma scamparono alla furia del popolino romano, che intendeva incendiare il ghetto, convinto che gli ebrei dessero sostegno ai rivoluzionari provenienti dalla Francia. Un provvidenziale acquazzone sotto un cielo di piombo non solo spense le fiamme, ma mise in fuga gli assalitori. La visita non è finita, ci colleghiamo con Fabio Tavattaro all'esterno per raccontarci proprio brevissimamente che cosa accadrà nei prossimi minuti. Eh sì, eccomi, sono qua fuori praticamente, rispetto a dove il Papa e il Rabbino Capo di Segni hanno parlato. Io mi trovo alla loro destra, quindi alla sinistra di voi che guardate la televisione. Usciranno da una porta laterale che in questo momento non posso ancora farvi vedere, perché ecco, forse adesso la potete vedere. Usciranno da una porta laterale e poi percorreranno
un breve tratto di strada, c'è già un ulivo piantato che ricorda questo appuntamento, quindi scenderanno sotto dove c'è il museo e il Papa inaugurerà quella mostra di cui ha fatto riferimento anche il rabbino di Segni all'inizio del suo intervento, quando ha ricordato quei 14 pannelli, quei 14 disegni che sono stati recuperati del Settecento e che salutavano il passaggio del Papa quando percorreva il tragitto per la presa di possesso di San Giovanni. Questi pannelli noi li abbiamo visti nei giorni scorsi, sono esposti proprio all'ingresso, il Papa inaugurerà quella mostra, poi passerà a vedere il resto del museo e quindi andrà nel Tempio Spagnolo, un piccolo gioiellino che come dire, mette insieme alcune delle cose che stavano nelle cosiddette cinque scuole che devono essere poco distanti qui dalla sinagoga e che ovviamente sono state poi distrutte. Stanno andando i titoli di coda, mi scuso con i miei colleghi, soprattutto con te Fabio che avevi preparato tra l'altro un bel servizio per illustrare questa mostra nel museo ebraico, poi al collega Roberto Olla sulla comunità ebraica e sul monumento proprio sul tempio della sinagoga di Roma e poi al nostro collegato Maria Valli che aveva preparato un servizio sui rapporti tra Giovanni Paolo II e gli ebrei. Caro Rabbino, l'ultima domanda, domani sembrerà un po' banale, sarà a scuola, quello che conta è che questi incontri dicono qualcosa ai giovani, è su di loro che pesa la responsabilità di costruire un mondo nuovo e pacificato. In sintesi, cosa dirà di questo incontro ai suoi ragazzi domani mattina? Dirò che è possibile lavorare, è possibile procedere a partire da alcuni atti concreti e forse questo è l'elemento più interessante di questa visita alla fin fine, il fatto che si può lavorare per procedere su una strada che è fatta di valori, i valori però vanno incarnati in comportamenti. Alla fine del suo discorso Papa Benedetto XVI parla della centralità della misericordia e generosità. Ecco, questa non è una teoria, non è anche un fatto puramente e semplicemente teologico. La misericordia e generosità è in qualche modo un atteggiamento che l'uomo deve assumere su se stesso perché è l'atteggiamento fondamentale di Dio. Questo accomuna certamente ebraismo, cristianesimo e sicuramente anche Islam e credo che questo sia un messaggio pratico che i giovani potranno sentire proprio molto fortemente. Termina qui la nostra diretta, prima di dare la linea a Domenica Ino un ringraziamento a voi che ci avete seguito, alla regista Manuela Leonbruni, alla squadra di ripresa, al Centro Televisivo Vaticano, a Raffaele Genade del TG1, ai colleghi Roberto Ollo, Aldo Maria Valli e Fabio Zavattaro, ai collaboratori di Re Vaticano e naturalmente a Benedetto Carucci Viterbi. Grazie Rabbino, le grazie del Signore non sono finite, recita il libro delle Lamentazioni citato da Papa Benedetto XVI al mausoleo dell'Olocausto di Yad Vashem. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È così, lasciamo lavorare in silenzio il Signore, nel silenzio Dio cambia i cuori. Il Signore è attivo, in quel silenzio ebrei e cristiani troveranno motivi sempre più saldi per guardare al futuro con speranza. Buona serata da Giuseppe De Carlo.